Il 9 maggio per noi è una data importante perché ricorre il 40° anniversario dell'assassinio di Peppino. Lui è stato ucciso il 9 maggio del 1978. È importante perché penso che sia il caso proprio in questo anniversario di passare le consegne. Nel senso che oggi, i giovani di oggi, le nuove generazioni debbono recepire in maniera positiva il messaggio di Peppino, che non è soltanto un messaggio di lotta, di impegno civile, di rottura col sistema, con la famiglia che era di origine mafiosa, ma è soprattutto un messaggio educativo. E noi cercheremo da tutti i punti di vista di coinvolgere direttamente la meglio gioventù di oggi. Io invito non soltanto i giovani, ma tutti i meno giovani, a leggere il programma che già è stato pubblicato sul sito di Casa Memoria, perché noi facciamo le cose che faceva lui 50 anni fa, dalla musica al teatro, anche un evento sportivo. Ecco, per dire ai giovani che lo sport deve avere una funzione educativa, un campionato di calcio per i ragazzi da fino a 12 anni, dove inviteremo l'allenatore Zeman a presiedere questa iniziativa. Possiamo iniziare quella svolta che manca, riprendere il testimone e consegnare ai giovani di oggi questa memoria e questo pensiero va consegnata. Se questo 9 maggio si verificano alcune cose importanti, io penso che se ne parlerà per tanto tempo e può essere un esempio per le nuove generazioni. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla.